Buonasera, buonasera a tutti, spero che stiate tutti bene, spero di farvi passare una bella serata. Dico già che stasera sarà una serata un po' commovente, perché questa serata io la voglio dedicare a una signora. Anna Maria. Lei allora, raccontatemi qualcosa, ditemi qualcosa. Mi scuso, lo dico subito, se non sono riuscita a rispondere a tutte le domande che mi avete fatto la volta scorsa, ma mi si era impallato il computer e non riuscivo ad andare avanti. Comunque, spero di fare qualcosa di buono stavolta e di riuscire a accontentare più persone possibili. Come ho detto tante volte, le entità mi vengono a trovare, non sono io che vado a trovare loro, sicché quando vengono e mi mandano messaggi e mi danno messaggi, io li do il giorno dopo, dopo una settimana o dopo un mese, quando vengono, perché io non cerco, vengono loro da me quando devono dirmi qualcosa. E in genere c'è sempre una parola per tutti. Poi ci sono dei messaggi che non sono personali, ma sono messaggi per tutti. E dovete. Cioè, bisogna accettarli tutti i messaggi, anche quelli che sono universali. Allora, siccome siamo gen diversi e io lo voglio fare più di una volta, vi chiedo un favore. Una preghiera per Anna Maria, tutti insieme. E poi voglio dire Anna Maria. Non sei sola, ho parlato con la signora Anna Torre e mi ha detto di dirti che tutto focus è con te. Tutti preghiamo per te e tutti vogliamo darti una parola di incoraggiamento, forza, se vuoi ce la fai, devi farcela. Perché noi preghiamo per te. Ognuno prega come vuole. Ecco, Anna Maria voleva sapere cosa c'è dopo questa vita. Dopo questa vita c'è una vita più bella, c'è una vita più serena, dove non c'è cattiveria, dove rincontriamo tutti i nostri cari, gli amici, anche i nemici, ma tanto poi dopo diventiamo tutti amici, perché di là non c'è odio, c'è solo amore. Anna Maria, di là c'è un tunnel da passare, ma è un tunnel veloce. Io l'ho fatto, non lo so in quanto tempo, però mi ricordo che è stata una cosa velocissima. E poi ti trovi in una luce immensa. È una luce che puoi guardare non come guardi il sole che ti acceca, è una luce che puoi guardare, una luce bella, una luce bianca,
e di là senti sull'amore. Poi c'è una scala. C'è una scala e questa scala bisogna salirla. Ma è una scala bella, è una scala tutta bianca. Una scala lunga e con più uno arriva in alto, con più arriva in alto proprio nella pace immensa che poi può venire, può tornare sulla terra a farti sentire, anche con un movimento, con una voce. In questa scala, in fondo alla scala ci sono le persone che arrivano, e poi mano a mano si sale gli scalini, perché tutti gli umani, tutti, io per prima, facciamo tanti errori. A volte li facciamo che non ce ne rendiamo conto. A volte anche con una risposta detta male, a volte si sa, nella vita ci sono dei momenti più o meno pesanti, però poi quando siamo di là ci si pente di quello che abbiamo fatto e siamo consapevoli che si va in un posto sempre più bello e con più si sale e con più c'è amore. E quando si arriva in cima alla scala c'è il Signore che ci accoglie proprio fra le sue braccia. Ora voglio dire una cosa non a Anna Maria, ma a tutti i genitori. Quando un giovane va via, con più è giovane, con più è puro. Il Signore l'ha mandato sulla terra per fare l'ultimo passaggio e poi per averlo accanto a sé. Perché con più sono piccoli e con più sono puri. Capisco che sia un dolore immenso, immenso per i genitori. Io parlo da mamma, da nonna. Sarebbe una cosa che, anche se so dove vanno, però il dolore è immenso. E però vi devo dire anche un'altra cosa. Quando vanno via, che è un viaggio. È un bel viaggio, ma poi arrivano a destinazione. Allora, quando in quel momento si sa, il cuore scoppia, si piange, si dispera, poi basta. Perché con più uno sta male, fa star male. Le persone che sono andate nell'oltre, perché io so che non c'è l'inferno, perché se no magari me lo facevano anche vedere, invece no, non me l'hanno fatto vedere, perché anch'io come tutti sono una peccatrice e non dico una delinquente, ma insomma sono una persona e si sa. Tutti facciamo degli errori. Non esiste l'inferno. Non esiste nemmeno il purgatorio, perché il Signore è buono, ci perdona tutti. Però anche noi bisogna fare una specie di atto di dolore e capire che abbiamo fatto quegli errori e magari non farli. Non ripeterli più, pentirci di quello che abbiamo fatto. Sicché, cara Anna Maria, di là c'è solo cose belle. Non devi aver paura, assolutamente. Ora io chiedo
a tutti, non adesso perché l'abbiamo già fatta, però per favore nelle vostre preghiere mettete anche Anna Maria. Anna Maria non sta tanto bene, è a 40 anni. Anna Maria, non sei sola. Non sei sola. Tutto focus è con te. Tutti nell'altra dimensione stanno bene. Poi voglio ringraziare anche il signor Domenico, che mi ha mandato un messaggio stasera molto, molto dolce, molto sicuramente. Domenico, prego per la tua scienza. Siete tantissimi, salutarvi tutti sarebbe una cosa impossibile ora in questo momento. In questo periodo io sogno molto e le entità si fanno vedere, si fanno sentire in sogno. E non so se c'è. Oh signore, non mi ricordo come si chiama, comunque ho sognato il signor Giorgio che mi ha detto che sta bene, che i suoi aeroplanini volano anche là, e era una persona serena, sempre sorridente come era di qua. Ha mantenuto il carattere anche di là. Volevo dirla alla figlia, ma non mi viene in mente come si chiama in questo momento. Pazienza. Spero che ci sia o che lo possa vedere in questi giorni. E poi. Siete tantissimi, io vi ringrazio tanto perché tutto l'affetto che mi date la forza per andare avanti e per credere ancora in quello che faccio. Non voglio parlare male degli altri canali dove fanno queste cose, però l'altra volta vi parlai di una cosa che non mi tornava, ora ve ne dico un'altra. Ho visto domenica, perché io la domenica guardo un po' gli altri canali per vedere, curioso un po'. Ho visto fare una diretta con un pendolino, una cosa oscena, oscena, perché io sono molto terra terra, però non sopporto le prese di giro, non le sopporto. Qualche anno fa facevano vedere alla televisione, sui canali privati, una marea di sensitive che facevano la scrittura automatica. Allora, la scrittura automatica io non la so fare, però conosco tanta gente, tante sensitive che la fanno vera, ma non si può fare la scrittura automatica facendo tutte le domande del mondo e poi rispondendo con le parole delle domande. E poi, siccome sono cose serie, secondo me, perché l'aldilà esiste e si parla con anime buone, non si fanno con
ridacchiando o con la sigaretta o con tante cose. E allora vi dicevo che domenica ho visto fare un pendolino che questa signora che lo faceva muoveva il braccio così e faceva il pendolino. Non si fa così. Così sono buoni tutti. E non vi fate prendere in giro. E non pagate questa gente. Ci sono persone vere, ma tanti non. Secondo me questo è un mestiere che è venuto fuori specialmente con la pandemia e l'hanno preso per mestiere. Ma non è un mestiere. Queste cose o ce l'hai dal cuore o non vanno fatte. Non è uno scherzo, non è un gioco. Sono cose importanti, sono cose serie. Lo dico per tutti perché non ci si può far prendere in giro in questa maniera qui. I messaggi arrivano, ma arrivano alle persone, alle persone che lo fanno col cuore. C'è chi fa la scrittura automatica e la scrittura automatica vera. C'è chi fa la psicofonia e la fanno bene. C'è chi va in trance e lo fa benissimo, cioè fa benissimo, danno delle risposte vere. Io non sono nessuno, però quando potevo fare le. No, Giovanna, non c'era la televisione accesa, è spenta. E quando facevo le sedute medianiche, era una cosa molto bella, soltanto che veniva tutto registrato perché andavo in trance, ma una trance totale, pesante, non mi ricordavo niente. È capitato una volta che eravamo qui in casa mia. E avevamo un tavolino però non si faceva il tavolino, il tavolino era solo un appoggio. Non, io mi ero addormentata. Allora, forse mi sono posata troppo forte, forse questo tavolino era un po' sbilenco. Fatto sta che io sono caduta sopra il tavolino, sono stata più di un'ora per terra, sdraiata su questo tavolino, che una gamba sotto anche avevo. Vedete che pelle bianca che ho, che basta toccarmi mi viene un ematoma. Non mi è venuto né un ematoma né niente. Quando mi sono svegliata, mi sono trovata per terra, col tavolino tutto rotto. E io avevo parlato, avevo detto delle cose che poi se non veniva registrato non sapevo niente, però avevo dato delle risposte importanti, dei messaggi importanti. E mi è successo tante volte di fare queste cose. Una sera mi ricordo. E c'è chi può testimoniare perché erano presenti diverse persone. Sto appena l'italiano. E allora una di queste persone presenti, che sapeva benissimo l'inglese, mi faceva le domande e io le rispondevo proprio, le rispondevo con dei nomi, dei posti, delle cose. Poi quando me l'hanno fatto sentire,
una di quelle torri gemelle che sono cadute con quell'aereo che era stato, aveva dato il nome, aveva dato il nome dei figli, e poi tramite una persona che conoscevo che lavorava all'ambasciata, era vero, era proprio quel nome lì, ora io non me lo ricordo più perché sono passati tanti anni. Ma queste cose succedono. Ora purtroppo le sedute non le faccio più perché il mio cuore non me lo permette più. Però ricevo lo stesso dei messaggi più o meno personali, ma tante volte sì, riesco a aiutare tanto. Grazie Sabrina. E poi, siccome io vi ho detto tante volte che sono stata nell'oltre per poco tempo, no? Non so di preciso quanto, perché è successo tanti anni fa e di queste cose non se ne poteva ragionare, no? Era un tabù, però a me è successo in ospedale. Io ho provato a cercare questi documenti, però l'ospedale è stato smantellato perché in parte era bruciato, sicché non si sa più niente. Comunque di queste cose sono sicura non era stato registrato, anche perché era un ospedale piccolo e vabbè. Ho perso il filo. Addio, addio, non me lo ricordo più. Ah, e dopo questo viaggio mi hanno lasciato questi doni, questo dono di vedere, di sentire, più che altro di sentire, perché sento molto, non sono più sola. C'è sempre qualcuno vicino a me che mi dice cosa devo fare, cosa devo dire, come posso aiutare. E in più, siccome una medium mi ha aiutato tanto, perché quando mi è successa questa cosa qui, io continuavo a dire che non era un sogno, che io ero stata in un altro posto. Però non ti capisce la gente, non... Ho trovato anche in casa difficoltà a parlarne perché non capivano. Combinazione, ho conosciuto una persona che mi ha fatto leggere dei libri, che io non sapevo niente di queste cose qui. E di lì mi si sono ritrovata, ho detto ma allora è successo davvero, allora io ero davvero in quel posto, io ho visto davvero quelle cose. Questa signora, che purtroppo non c'è più nemmeno lei, era già anziana, una sera è andata in trance, e mi ha dato una ricetta da fare perché... Nonostante io avessi avuto un autotrapianto osseo per un problema grosso, immaginate cosa c'era, e dopo 3 mesi neanche avrei dovuto rifarlo perché invece di un male ne avevo tre. E questa signora a un certo punto cambiò voce, io non avevo mai visto una cosa così, avevo anche un po' paura. Cambio voce e mi ha detto una ricetta da fare, dettata da, era un frate del 1600 che mi ha dato questa ricetta, io l'ho fatta e in 15 giorni io sono guarita, ma era già preventivato di fare quest'altro intervento importante. A Marsiglia, perché in Italia non lo facevano. E sicché dopo questa
Verigione, e io mi sono appassionata a queste cose e mi sono affezionata a questa signora, e questa signora mi chiamava che ero la sua figlia spirituale e voleva che la seguissi molto, e io l'ho fatto per tanti anni. Questo frate è tornato più di una volta perché mi ha detto che se io ero guarita, io ora dovevo aiutare gli altri. Io non mi sentivo degna di avere un dono così. E il padre Solfo mi ha detto sì, che lo dovevo fare. Lo dovevo fare come missione. Oltre a aiutare con la parola, dovevo aiutare con le mani. Allora, io ho aiutato tantissima gente, tanti bambini che non avevano mai camminato, che hanno camminato. Bambini che non dormivano, che avevano dei problemi. Ho aiutato tante donne a diventare mamma, ma non sono io, non sono io. Io non sono niente. Sono solo le mie mani che hanno avuto questo compito. E lo faccio così, così volentieri. Così col cuore che quando sento che qualcuno sta meglio e me ne date atto tutti i giorni perché mi scrivete, ora sto meglio. Che hanno avuto dei bambini, sono diventata nonna di tanti bambini. Io ce n'ho già due, ma ora ce n'ho tanti. Io poggio le mani su una fotografia, anche a computer, e queste cose funzionano. Maria Grazia, hai ragione, no, non è per Anna Maria Squeri, no, è un'altra Anna Maria, è un'Anna Anna Maria di Como. Anna Maria, non lo voglio dire il cognome, Anna Maria di Como, che ha 40 anni. E ha bisogno tanta luce da noi, ma tanta, ma l'ha bisogno subito. Capitemi senza parlare troppo. Aiutiamola, eh? Nelle nostre preghiere mettiamoci anche lei, perché ne ha tanto bisogno. Ha 40 anni. Era sola, ma ora non è più sola. Perché la signora a una torre, ma ha detto che tutto focus è con lei. Capito, Anna Maria? Poi verrà anche Hermes e Giuseppina, ma dà il tempo, devono trovarmi. Io poi non mi posso muovere, però casa mia è sempre aperta, chi vuol venire. Per ora ancora con la mascherina, anche se sono stata vaccinata, però ho le nipotine, ma Loredana, mettimi una fotografia di tua sorella, ma anche senza dirgli niente. Mandami in privato, me la mandi in privato. Chissà, magari posso aiutarla. Io non voglio niente. Se potete, una preghiera anche per me. E se no, non importa.
Quante belle parole mi dite, mi commuovete. In questa diretta qui, in questo, come si chiama questo focus? Come si chiama? Come si può dire? Questa pagina. Io penso che sia la più seria che esista, perché tutte le persone che ho visto su Focus sono tutte persone. C'è anche qualcuno in altri canali, ma si contano sulle dita. Ilaria, portami tuo marito. Chissà. No, sono come tutti, eh. Sono una persona uguale a tutti voi, che ha avuto qualche problema forse in più, ma cerco sempre di risolverlo. Bisogna sempre guardare il lato positivo delle cose, perché a tutto c'è un perché, a tutto siamo destinati. Quando si nasce sappiamo già che fine si farà, ma perché l'abbiamo deciso noi. Ora sto leggendo un libro bellissimo, mi piacciono tanti libri e qualcuno ha scritto anche un libro con un capitolino su di me. Sono diventata quasi importante. E sto leggendo un libro di Gustavo Rohr che è bellissimo. Io avevo già letto un altro libro, però questo è molto. Spiega tante cose, spiega quello che facevano. E l'ha scritto un signore che andava da lui, è andato da lui per caso una volta e l'ha frequentato praticamente poi fisso e racconta tutto quello che succedeva, che faceva. È un libro bellissimo, io lo consiglio a tutti. Ce ne sono tanti belli, eh. C'è quello di Anna Maria Squeri che è bello, c'è quello della signora Hilde che è bellissimo anche lei. Ci sono quelli di Anna Maria, di Anna Torre, che non mi ha mai mandato. Sicché signora Anna, se mi regala un libro, io sarei felice di leggerlo. Sono sfacciata. E se qualcuno sa dei libri, di queste cose, quelli di Rohr sono proprio belli, eh. Il primo mi è piaciuto meno perché forse era spiegato troppo impegnativo per me, per una persona con la cultura come la mia. Era più un libro per persone che hanno studiato, ecco, io ho letto tanto, però studiare no. Elisa, venite, venite a trovarmi. Sì, anche Marcello Bacci, diamine. Ma tante persone, Padre Magni, e poi Larida Russo, e poi ora ce n'è anche tante ora. Persone brave, eh? Tante sì, ma tante no, secondo me. E diffidate da chi vi chiede soldi. Perché le tariffe non vanno bene.
A me mi fu detto una volta che chi fa queste cose a tariffa non è vero. Se uno ha la possibilità e vuole lasciare qualcosa, no, poca roba. Bene, è ben accetto, ma è ben accetto anche se non lascia niente, anche se non lascia niente. Ho parlato tanto oggi con una signora che ha detto mi vuole venire a trovare, mi vuole portare qui, io ho fatto la sfacciata, gli ho chiesto se mi porta un pochino di pane, perché dove sta lei fanno un pane buono e qui non si trova. E allora, siccome io una volta, tanti anni fa, in quel posto ci sono andata, e le ho detto se mi porta un paio di fette di quel pane lì, di più no, perché poi si scioperebbe. Ecco, questo è fare le cose col cuore, secondo me. Simona, ho sognato il tuo babbo. Non mi è venuto in trance, mi è venuto in sogno. Mi è venuto in sogno qualche sera fa, che sai che io dormo poco poco, però quella sera lì mi era addormentata, era un sogno, era una botta di sonno presa. Io ho sognato il tuo babbo, era tranquillo, era sereno, sempre sorridente come al solito. E mi ha detto che faceva volare gli aeroplanini. Sicché non lo so cosa voleva dire, ma ha detto questo: io faccio ancora volare gli aeroplanini. Chi è che mi ha chiesto il libro? Se non lo vedi bene, Simona, riguardalo domani. Io quel libro lì di quella signora non ce l'ho. Ma qui non è che si trovano questi libri, non ci sono librerie così fornite. Si compravano bene perché una volta l'anno facevano una specie di fiera a Pisa. E era la fiera della magia, però c'erano tanti stand e c'erano tanti libri interessanti, ne ho comprati tanti. Tanti libri non solo sulle cose di magia, anche sulle persone come Gustavo Roll, come tanti altri. Però è 2 anni che non la fanno questa cosa per la pandemia, perché viene sempre fatta tra Natale e l'Epifania, e sicché sono 2 anni che non fanno niente, sicché 2 anni che non compro un libro di questi qui interessanti. Ho provato in città a cercarli, ma non ce n'è. Marcella, questo Rossana, queste sono comunque sono tutti nella pace, tutti nella luce, stai tranquilla. Spero ancora di sognare. L'importante è che dorma, perché dormo così poco. Hai ragione, Maria. Hai ragione. Ma come paga, a me mi piace tanto un abbraccio, un sorriso. No, un abbraccio per me è una cosa. E questa è la paga più bella, la soddisfazione più grande.
Un grazie che non dovete dire a me un grazie, perché io sono solo un tramite, io non sono niente. Però quando mi dite un grazie, io mi sento. Mi sento bene. L'importante è che quando io faccio la terapia, ecco, io voglio. L'unica cosa che vorrei, e che effettivamente fate quasi tutti, è dirmi come va, se va meglio. In genere sì. Qualche volta può succedere anche che non succeda niente, però è rara la faccenda, perché in qualche maniera si può aiutare, cioè cerco di avere il tempo per aiutare tutti, però anch'io, la mia famiglia, è un periodo che sono un po', ho qualche problemino, sicché posso dedicarmi un pochino meno a questa cosa, però tutti i giorni io mi prendo del tempo. Per tutti i messaggi, tutte le telefonate che mi arrivano, e che rispondo a tutti. Se qualche volta non rispondo, è perché sono impossibilitata. Infatti, anche stasera mi ha telefonato una signora e purtroppo non ho potuto rispondere alla signora Filippa. Le ho detto di richiamarmi domani, perché avrò tempo domani. Ecco, vedi Simona, vedi degli aeroplanini, ma allora c'era qualcosa? Oh, come sono contenta, guarda. L'ho appena detto, guarda, sono proprio contenta. Io, gli aeroplanini, non so perché mi ha detto degli aeroplanini, ma guarda. Sì, Rosalba, lo sa che gli mandi la luce, lo sa che ti vuoi bene, ma anche lui te ne vuole, eh. Ma anche lui te ne vuole. Vedrai che prima o poi si fa sentire, eh. Prima o poi lo senti. Io ho acceso anche una candela, questa è una candela benedetta, l'ho accesa per Anna Maria. Ricordatevi, ve lo chiedo proprio a mani giunte. È una signora giovane e ha bisogno di noi. Matteo, mi scrivi in privato e io ti do il numero, eh? Perché c'è un macigno? Leonilda, come mai? I bambini sono molto più sensibili, eh? I bambini vedono tanto, vedono e sentono. Ve lo dico perché io sono la nipote, quella che mi sta accanto ora, che mi aiuta col computer perché io non sono tanto pratica, che era piccolina e giocava col muro e gli dava i biscotti. E lei vedeva quello che non c'era, ma lei vedeva, e effettivamente in questa casa c'è una bambina. Ogni tanto viene, si fa sentire, ogni tanto no, e vabbè. Lorinda, per ora no, ma non tutte le persone vogliono venire da me, perché c'è chi è più portato per mandare messaggi vocali, c'è chi è più
più portato. Matteo, scusami, riscrivimi perché l'ho detto prima. Mi si era impallato il computer e non vedevo più nulla. Scusami tanto, ma riscrivimi, guarderò di risponderti più presto possibile. E tanti non vogliono un mezzo come me, trovano più facilità a comunicare con altri mezzi. Non è per tutti uguale. Maria Teresa, pregherò anche per il tuo bimbo, per Francesco. Ma sicuramente Francesco è nella luce. Stai tranquilla. Deborah, metti la fotografia di tuo marito sotto il cuscino. Magari non stasera lo sognerai, però è più facile sognarlo. Grazie Rossana, spero tu stia bene. Sicuramente la tua mamma è nella luce, e come? Insieme al tuo papà. Scusate, ma Matteo, ma a volte succede che vengano cancellati dei messaggi senza volerlo. Prova Florinda, se viene qualcuno, però non mi hai mai detto, o non mi pare che tu mi abbia detto come si chiamano, perché se non mi dici chi sono, se viene qualcuno, ma io non so perché il messaggio non posso dirlo. Sì, che mi puoi scrivere. Certo. Ciao Roberta, buonanotte. Messaggi ancora? Deborah, allora è troppo, se lo sogni ogni sera. Si stancherà anche lui, eh? Tiziana, cosa ha fatto Luciano? Sì, che ti arriverà un po' di serenità. Torna indietro. Un secondo, poco poco. Anna, abbiamo passato tutti dei momenti proprio pesanti, ma vedrai che anche a te arriverà il sereno. Sì, Lucia, io penso proprio di sì, perché io sapevo chi ero, sapevo cosa facevo, sapevo cosa lasciavo e mi è dispiaciuto tornare. Sei impallato. Ripartito. A meno male, si era impallato, ma è ripartito. Ancora ben troppo forte.
Te l'hai sentita la voce di Rol? Io ho sentito una registrazione, ma era in televisione, che poi è passato tanto tempo. Manuela, perché tutti questi blocchi per me? Però se non mi spieghi che blocchi sono... Tiziano è morto improvvisamente. Tiziano non è morto, è andato da un'altra parte. Non esiste la morte. È andato in un altro posto, in un'altra stanza. Roberta, non sempre si possono far sentire, perché devono seguire delle regole, bisogna seguire delle regole anche di là. Comunque vedrai che ritorna. Ma che ti hai paura? Perché di cosa hai paura? Guarda che le persone che sono nell'altra dimensione non fanno del male, sono questi in questa dimensione che ci possono far del male, ma quelli nell'altra dimensione no. Forse stai passando un periodo critico, forse non stai bene con te stessa. Tiziana, può essere, però al momento che è arrivato di là, si rende conto che di là la vita continua perché c'è un'altra vita e in qualche maniera poi si farà sentire appena potrà. Si era bloccato, sì. Ma certo che ci stanno vicino Loredana. Va bene, allora Roberto, appena lo vado a cercare perché mi piace, mi sono appassionata tanto a questo signore così, così dolce, così calmo, così tranquillo. Così severo e così vero. E perché... Perché deve fare ancora delle cose prima di poter tornare a avere un confronto con te. Ecco, Deborah, hai ragione, io la penso uguale. Nessuno delle persone che sono nell'altra dimensione possono farci del male, nessuno. In questa dimensione sì. Sì. Rachele, hanno bisogno prima di tutto di capire dove sono e perché sono lì, specialmente chi ha un incidente o chi gli viene un infarto, così, perché ci si trova catapultati in un altro mondo tutto insieme. Io ho sentito,
perché durante l'intervento che ho avuto mi hanno dato tanta, cioè, mi hanno dato tanta anestesia, ma graduale, no? E non dormivo. Alla fine mi è arrivata questa botta tutta insieme. Sul lettino operatorio, il lettino tutto d'acciaio, e mi sono sentivo che urlavano: la perdiamo, la perdiamo, la perdiamo. E a quel punto lì me ne sono andata perché non ci volevo stare lì, perché urlavano troppo, perché ho visto una porta aperta e sono andata via. Mi sono trovata un secondo al buio, ma un nanosecondo. E poi ho visto una luce da lontano e questa luce mi risucchiava e io ho cominciato a volare velocissima e volavo in un vortice finché sono arrivata proprio in cima a questa luce. E quando sono arrivata in questa luce io non volevo più tornare indietro perché era un posto bello, perché mi piaceva, poi perché ho sentito cose così forti, così un amore così grande, che non esiste un amore così grande qui. Io sapevo cosa lasciavo qui, perché avevo marito, bambini piccoli, un buon lavoro, avevo tutto. Però quando poi sono tornata, mi sono arrabbiata tanto perché io volevo stare di là. La vita di qua, pur bella che era, ma era un'altra cosa, nell'altra dimensione. Ora mi ha detto la signora Anna Maria che la prossima diretta ci dovrebbe essere il 13 luglio, ora poi guarderò bene che giorno viene, perché devo fare i conti anche con la nipotina, perché c'è la maturità e lei è la mia segretaria. Se non c'è lei io non so fare. E a rispondere ai vostri messaggi, sì. Però fare le dirette così no, non riesco. E penso che poi vada tutto a posto. Se c'è ancora qualche domandina che posso rispondere senza messaggio. Hai ragione, devi stare tranquilla perché tuo figlio vive in un'altra dimensione, come ho sempre detto, e stanno bene, stanno male solo quando si sta male noi, quando non si accetta il volere del Signore, perché non. Di là c'è un'altra vita e la vita è bella. È un periodo di adattamento per capire dove siamo, dove sono e perché sono lì e così. Fammi andare avanti. E poi verrà tuo papà.
Difficilmente, Deborah, difficilmente. Pensa a mio padre, l'ho visto dopo 30 anni. E la mamma un po' prima, ma non riuscivo a... In Italia, a casa mia, era festa grossa, perché io vengo dal nord e al nord il Natale è molto più sentito che in Toscana. E quando era il giorno di Natale, eravamo sempre una bella tavolata, tutta la famiglia riunita, magari con qualche parente, e poi mio babbo andava sulla strada, l'ha fatto più di una volta, e c'erano a quel tempo, io vi parlo già di Pari. Ce n'era uno ogni tanto. E mio babbo andava sulla strada. Perché diceva: il giorno di Natale non si deve stare soli, perché è una grande festa. E questa cosa a me mi è rimasta impressa. Perché io, anche se vado in mezzo alla strada, qui non passa nessuno. Che, però, specialmente per Natale, comunque io ho avuto ospiti in casa di tutte le razze, bianchi, neri, cinesi. Mio bimbo la chiamava Pellegrini, la casa dei pellegrini. Abito vicino a Pisa, Luciana. Va bene, Sara. Va bene. Anche se poi mi chiamate tutti lo stesso, va bene uguale. Però dare il numero proprio così mi scoccia un po'. Lo vedi, Giovanna, che ho ragione. Se noi piangiamo, loro stanno male e non possono. Ogni volta che uno che si piange, che ci si dispera, che non si vuole accettare, questa scala si blocca e non possono continuare a salire. E si bloccano lì. Ok? Signori, io vi do la buonanotte perché sono stanca. Cercherò di rispondere il prima possibile a tutti. Chi mi chiede l'amicizia? E niente. Vi do la buonanotte a tutti. Sogni sereni. Maria di Como. Grazie e buonanotte a tutti.